Sono qui alla biblioteca Feltrinelli e di fronte a me ho lo scrittore Vito Bruschini, autore di un nuovo libro, Il monastero del Vangelo è proibito. Leggerlo potrebbe cambiare la storia. Interessante questo risvolto, Vito Bruschini. Vorrei in breve sapere perché leggerlo. Sono oggi di questo romanzo, si chiama Brenno Branciforte, è un ex falsario che adesso lavora per l'UNESCO per recuperare le opere d'arte delle, diciamo, che vengono trafugate, che sono state trafugate dalla criminalità o da nazioni che sono al limite della legalità. Lui è alla ricerca di un manoscritto di rame che racconta di una profezia. Questa profezia spiega che nel momento, il giorno in cui verrà trovata una reliquia che è misteriosa, questa reliquia, portata alla conoscenza di un po' di tutta l'umanità, farà pacificare le genti. Naturalmente la ricerca sarà contrastata, perché ci saranno altre forze che nello stesso tempo cercheranno questo manoscritto, che sembra in un primo tempo portare a un tesoro, però è un tesoro non reale, non formato da oggetti d'arte o d'oro o d'argento, è un'idea. Quindi lui dovrà combattere contro congregazioni segrete, contro forze del male, contro servizi segreti e niente, alla fine riuscirà a spuntarla con l'aiuto di una ragazza, di una guida turca, riuscirà a trovare, diciamo così, questa famosa reliquia, che naturalmente è un po' il senso di tutto il romanzo. Mi sembra che ci siano tutti gli ingredienti anche per un film, perché veramente l'argomento mi sembra molto accattivante. In effetti la struttura del romanzo è molto articolata, e poi soprattutto l'ambientazione è in Turchia, nei luoghi archeologici più belli della Turchia, quindi si va dalle città sotterranee della Cappadocia alla Cappadocia fino senza parlare di Istanbul e Ankara naturalmente con i loro musei, fino al finale, che si svolge su un santuario che è poco conosciuto in tutto il mondo, perché è un santuario che si trova a 2100 metri d'altezza su di un monte, si chiama sul monte Nemurdaghi. Questo santuario è formato da una piramide di pietrisco alta 50 metri, larga 150, all'interno della quale ancora oggi gli archeologi non hanno saputo scoprire, non sanno che cosa si nasconda. Ecco, quello che si nasconde è questa famosa reliquia che Branciforte, il nostro personaggio, insegue un po' per tutto il romanzo. Data la situazione di questo tempo nostro, auguriamoci che questo manoscritto venga veramente ritrovato e che si realizzi il fine per cui è stato scritto. Un bel augurio, infatti era lo scopo anche di questo mio romanzo, è quello di lanciare un grido, diciamo così, positivo, un grido di pacificazione di tutte le genti in un momento abbastanza drammatico.